Ora cominciamo. Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti. Grazie per la vostra presenza, numerosa, anche se in questo enorme auditorium i numeri un po' si perdono. È un grande piacere avere con noi oggi Alessandra Sarchi, scrittrice, che concluderà con il suo intervento il corso sul romanzo contemporaneo sul tema generazioni, a cui Alessandra Sarchi dedicato in alcuni suoi romanzi, attenzione, per esempio in un romanzo Violazione e poi anche in quello ultimissimo che sta per uscire da Bompiani, di cui si parlerà, di cui oggi darà così un'anticipazione. Quindi un grazie e un grazie soprattutto ad Angela Albanese che ha curato e coordinato tutti questi incontri. E lo farà anche oggi, e ci diamo appuntamento poi per il prossimo anno. E un grazie all'università, a questo dipartimento, il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane che occupa questa sede di Palazzo Baroni, che ci ospita oggi in questo bellissimo e grandissimo auditorium. Grazie mille. Buon pomeriggio, benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Io introduco molto brevemente Alessandra Sarchi e sono molto felice per me personalmente perché è una felicità veramente grande e per tutti noi e per tutte noi perché siamo veramente fortunati e fortunate ad avere Alessandra qui oggi a concludere come meglio non si poteva questo nostro ciclo sul romanzo contemporaneo dedicato alle generazioni. Alessandra Sarchi, la conosciamo bene, ma permettetemi di presentarla come si deve, scrittrice, traduttrice, storica dell'arte, quindi studiosa oltre che scrittrice di narrativa e di saggi. Alessandra vive a Bologna, ma è, lo dicevamo la scorsa volta, concittadina. Di tutti voi, perché in realtà io non lo sono, sono acquisita. Qualche titolo ha pubblicato moltissimo Alessandra, cito qualche titolo, appunto le raccolte di racconti Segni sottili e clandestini di Abadis 2008 e Via da qui nel 2022 per Minimum Fax. Per Einaudi ha pubblicato i romanzi Violazione nel 2012, Opera prima e subito premiata con il premio Volponi. L'amore normale nel 2014 e nel 2017 La notte alla mia voce, anche questo un romanzo premiato con il premio Mondello Opera Italiana. E poi ancora Il dono di Antonia, sono romanzi che oggi un po' attraverseremo nel 2020. Fra i suoi saggi ricordo La felicità delle immagini, Il peso delle parole, Bompiani 2019. Recentissimo è il podcast dal titolo Vive, punto esclamativo, storie di eroine che si ribellano al loro tragico destino. Questo podcast è diventato nel 2023 un libro pubblicato da Harper Collins, che trovate qui, di cui magari avremo modo di parlare. Il podcast ha avuto come interprete vocale l'attrice Federica Fracassi, che ha dato voce appunto alle parole di Alessandra Sarchi, ha dato voce e vita alle eroine che compongono questo libro, le eroine famose della nostra letteratura, da Didone ad Anna Karenina, da Ofelia a Madame Bovary e altre, per le quali tutte morte suicide per amore, per le quali Alessandra Sarchi ha reinventato il finale, rimettendole in vita e rimettendone in circolazione i destini. E ultimissimo è appunto il romanzo Il ritorno è lontano, di cui arriveremo a parlare anche oggi, in uscita per Bompiani, fra una manciata di giorni. Alessandra Sarchi, per la relazione di oggi, a cui ha dato il titolo Così lontani, così vicini, i romanzi come luogo di demarcazione del tempo e delle generazioni, affronterà, e siamo d'accordo su questo, dividerà la lezione in due parti. In una prima parte, appunto, ci condurrà per mano attraverso autori quali, per esempio, Verga o Thomas Mann, e
entreremo nei loro scritti per ragionare sulle generazioni e sul modo in cui questi autori l'hanno affrontato, hanno affrontato il tema delle generazioni. Nella seconda parte invece ci concentreremo, e per quello che siamo fortunati e fortunate, un po' di più sui romanzi di Alessandra Sarchi, e sarò io stessa a pungolarne l'argomentazione, perché Alessandra Sarchi è appunto scrittrice garbata e modesta e avrebbe piacere più di un colloquio aperto a tutti e a tutte sui suoi scritti piuttosto che tenere una lezione ex cattedra. Con grande piacere, io ti cedo la parola. Prego. Grazie. Grazie a tutti. È sempre un piacere tornare a Reggio. Vi leggo la prima pagina di questo romanzo. Probabilmente tutti conoscete, l'avete letto probabilmente, Buddenbrook di Thomas Mann. Come dice? E perbacco, c'est la question, ma très chère demoiselle. La moglie del console Buddenbrook, che stava seduta accanto a sua suocera sul sofà rettangolare verniciato di bianco e ornato con una testa di leone dorata, il materassino era rivestito di una fodera giallo chiara, lanciò un'occhiata al marito seduto accanto a lei su una sedia a braccioli e accorse in aiuto della figliola che il nonno, stando accanto alla finestra, teneva sulle ginocchia. Tony disse: credo che Dio. E la piccola Antoine, una bimba di 8 anni di fragile costituzione, con un abitino di leggerissima seta cangiante, volse la bella testolina bionda e con gli occhi grigio-azzurri guardò in giro per la stanza senza vedere nulla e sforzandosi di pensare mentre ripeteva ancora: come dice mai? E poi soggiunse lentamente: credo che Dio. E rischiarandosi in viso, continuò in fretta: ha creato me insieme con tutte le creature. E arrivata sul binario buono, snocciolò raggiante e senza intoppi tutto l'articolo di fede secondo il catechismo che era appena uscito nell'anno 1835, nuovamente riveduto con nulla osta dell'illustre savio senato. Una volta preso l'avvio, così pensava, si aveva la stessa sensazione di quando, nell'inverno, scivolava con la slitta insieme ai fratelli giù per il monte di Gerusalemme. C'era da restare storditi e non ci si poteva fermare, neanche volendo. E oltre a ciò, gli abiti e le scarpe, continuò, e i cibi e le bevande, la casa e il podere, la moglie e i figli e i campi e il bestiame. A queste parole, il vecchio Johann Buddenbrook scoppiò in una franca risata, quella sua risatina limpida che ha occhi chiusi che già da un po' teneva in serbo. Io ho letto questa pagina di un romanzo di cui vorrei parlarvi insieme ad un altro, apparentemente lontanissimo, ma in realtà non così lontano, che è Il Malavoglia di Verga, perché è una pagina inaugurale del romanzo in cui c'è questa bambina che è la piccola rampolla insieme al fratello Thomas di una famiglia ricchissima, della altissima borghesia commerciale anseatica. Vivono in una città albecca, no? Si affaccia sul Mar Baltico, commerciano ad altissimo livello e sono ricchissimi. E nel farle pronunciare il credo, mentre sta seduta sulle ginocchia del nonno, questa bambina fa l'elenco, ed è una bambina piccola, dei beni. Cioè, che cosa possiede? I vestiti, il podere, i cavalli? No? Tanto che a un certo punto il nonno, ridendo, no, di questa, dice: ma tu i campi dove ce li hai? No, perché lei elenca anche i campi, no, i contadini. Questo per prenderla un po' in giro. È molto interessante questa pagina perché ci fa vedere come all'interno di una famiglia e con la distanza di 2 o 3 generazioni, perché il nonno tiene una bambina molto piccola, che cos'è che fa il cemento di questa famiglia? Sono i beni materiali, no? Questi beni materiali che devono essere trasmessi, no, di padre in figlio e a tutti i figli in una misura
in una misura variabile, ma che devono essere, come dire, ciò che costituisce l'eredità inviolabile e la garanzia di un futuro felice. Toni poi, questa bambina, non avrà un futuro felice, perché con lei, insieme anche al fratello, per ragioni diverse, avranno delle vicissitudini e comunque da questo Eden, no, che era quello della casa del nonno, grande patriarca della famiglia, via via, no, si allontaneranno non tanto dal benessere materiale, che comunque rimarrà, ma dall'idea di grandezza, no, di essere cresciuti dentro una grande tradizione familiare di grandissimi commercianti, benestanti e molto rispettati in città. I mezzi attraverso i quali avviene la trasmissione, abbiamo detto appunto, sono i beni, che una bambina così piccola già sa o comunque ha in mente, no, che le spettano delle cose, e il mezzo attraverso il quale una donna, perché Toni è protagonista almeno tanto quanto il fratello Thomas, no, che poi porterà più o meno alla rovina la famiglia, è protagonista lei tanto quanto il fratello, ma lei non può commerciare, non può lavorare, la condizione della donna alla fine, alla metà dell'Ottocento fino alla fine, non era certo quella di lavorare, può appunto sposarsi, fare un buon matrimonio. Questo un po' per darvi il quadro all'interno del quale Thomas Mann, che aveva fatto molte ricerche per scrivere questo libro alla fine dell'Ottocento, questo è un libro che uscirà nel 1901, e lui stesso riconosce il grande debito che aveva nei confronti di suo fratello Heinrich, che l'aveva aiutato molto nel fare ricerche su quella che era la loro stessa famiglia. C'è tutto un sostrato storico, infatti ci sono le guerre franco-prussiane, ci sono i moti del 48 all'interno del romanzo, e per documentare tutto questo c'era stato molto lavoro storico. Ma soprattutto Thomas Mann che cosa voleva farci vedere? Voleva farci vedere come all'interno di una famiglia con tradizioni indiscutibili, no? Cioè, tanto che appunto una bambina recita il credo, che è un credo religioso, guardate bene, ma appunto siamo in ambito protestante, la morale protestante sappiamo che interviene molto a, come dire, a modellare l'etica del lavoro, no? E è accoppiata però appunto all'idea del possesso e dei beni. Però le cose si disgregano, no? E questo è uno dei romanzi che mostra come questa borghesia così, così altolocata, così raffinata anche nei modi da poter essere quasi assimilata all'aristocrazia, in realtà comincia a scricchiolare. E badate bene, non scricchiola tanto per ragioni di cattivi affari, che sì, vengono anche fatti, viene acquistato una casa troppo grande, forse, no, per il momento storico in cui viene fatto, ci sono delle, come dire, delle trattative commerciali che non vanno bene, ma in realtà i veri motivi di crisi sono legati al carattere delle persone e a delle loro scelte interiori, a delle loro profonde crisi interiori. Da una parte vediamo Toni, no, che è forse il personaggio, questa ragazzina che diventa una donna, è forse l'elemento più conservatore, no, quella che vorrebbe mandare a tutti i costi avanti la tradizione della famiglia. C'è il grande libro in cui si scrivono, no, le date di nascita di ciascuno di loro, con chi si sposano, i figli che hanno, no? Che per lei è come il sacro, cioè è come la Bibbia, no? Ci tiene moltissimo a questo libro. Però lei stessa fa due matrimoni, uno più sbagliato dell'altro, con i quali non solo perde buona parte della dote che le spettava, che non era poco, 80.000 marchi all'epoca per la conversione, ma so che sono tanti. Ma poi anche perde prestigio, tant'è che poi a un certo punto non fa più la vita mondana che tanto le piaceva, e soprattutto soffoca un amore vero che lei aveva avuto in gioventù, quando era un po' così indecisa sul partito che i genitori le proponevano. Era stata mandata, si diceva una volta, a schiarirsi le idee in un luogo di villeggiatura al mare, e lì aveva conosciuto questo ragazzo, che era un ragazzo di belle speranze,
già, come dire, percorso da idee pre-socialiste o comunque insomma sicuramente di rifondazione della società e che l'aveva molto affascinata. E però bisognava mandare avanti il buon nome della famiglia, bisognava mandare avanti la ditta, no? Cioè questo ricorrere continuamente, no, del pensiero alla ditta di famiglia. E quindi lei, molto a malincuore, fa un matrimonio che però poi si rivelerà sbagliatissimo. Meglio sarebbe stato forse sposare appunto il ragazzo di belle speranze, ma con pochi mezzi. Questo matrimonio così sbagliato, tra l'altro appunto, impoverirà anche la famiglia. Poi ci sarà un secondo matrimonio col quale lei vorrebbe riparare, ma anche quello non andrà bene. Il fratello, Thomas, che ha insomma tutta una serie di successi, viene anche nominato senatore, insomma, quindi ha una carica pubblica di grandissimo prestigio, però è anche lui minato da una forma di crisi. E questa crisi come si manifesta? E si manifesta nel non credere più in maniera così ferma e così positivistica, potremmo dire, nel fatto che il loro posto nel mondo è quello di essere appunto signori, padroni, grandi commercianti e rispettabili. C'è qualcosa nel suo interno, no? Che un po' dopo, qualche anno dopo, si sarebbe chiamata appunto la cattiva coscienza borghese, e gli dice che non è al posto giusto, che c'è qualcosa di sbagliato, non sa nemmeno lui cosa sia. In realtà ci sono già tanti elementi, no, che l'hanno portato fuori dal solco della tradizione, cioè per esempio la moglie che ha sposato, che è questa Gerda, che è certo di una famiglia tanto rispettabile e altolocata di Buddenbrock, ma è una musicista, quindi appartiene ad un mondo e a un immaginario che è completamente lontano rispetto a quello dei commerci e dell'economia alla quale invece intorno alla quale tutta la famiglia ruota. Il loro figlio Anno è un bambino molto gracile, molto delicato, facilmente impressionabile, che vuole fare musicista, non vuol certo proseguire la professione paterna, e che poi morirà molto giovane, quindi di fatto decretando l'estinzione della famiglia di Buddenbrock, che ha come sottotitolo, no, appunto, la caduta di una famiglia in tedesco, no? Per Fall of eine Familie. Quindi in realtà è proprio questo che ci racconta Thomas Mann, la caduta di un mondo. Perché ho scelto questo romanzo e perché ho scelto I Malavoglia, che sono anche la storia di una caduta di una famiglia, anche se in un ambiente completamente diverso, in una situazione completamente diversa, con un registro stilistico, una lingua completamente diversa, ma con dinamiche molto simili. Come vi dicevo, Buddenbrock esce nel 1901, I Malavoglia tra l'81, 1881-82, insomma. Quindi non c'è tanta distanza fra i due, e soprattutto hanno in comune, c'è una matrice comune, che è per entrambi gli scrittori il verismo, anzi il realismo, perché il verismo è poi la versione, diciamo così, più italiana, che era stato di Émile Zola, quindi questa attenzione, no, alle dinamiche sociali, al milieu, alla descrizione molto accurata del milieu sociale, che era stata di Émile Zola, e in particolare del ciclo dei Rougon-Macquart, che raccontava appunto, era una saga familiare che seguiva l'evolversi, no, attraverso più generazioni. Però mi interessavano entrambi questi due romanzi, perché sono romanzi in cui il conflitto fra generazioni si affaccia, no? Perché Thomas, per esempio, la pensa diversamente rispetto al padre e si imbarca anche in speculazioni che il padre non avrebbe mai fatto. Tony, la sorella, glielo rinfaccia a un certo punto, dice: il papà non avrebbe mai fatto queste cose, ma io capisco che tu sei di un'altra generazione, sei più giovane, quindi è anche giusto che tu ti lanci in queste nuove cose. Ma in realtà Thomas non è così convinto, cioè le fa, ma non ne ha la convinzione. Quindi è come se questo conflitto, che sicuramente si affaccia anche ad un livello profondo, cioè a un livello di coscienza, c'è una domanda profonda, tutta questa ricchezza,
in cui loro sono circondati. Che prezzo ha? Perché comunque moti rivoluzionari del 48, la guerra franco-prussiana, qualche dubbio lo insinuano, no? E soprattutto come si mantiene una grande ricchezza di questo genere? No? Quale deve essere, no? L'etica e la coscienza di una persona di questo genere? E Thomas si arrovella intorno a questo, no? E si sente proprio sbriciolare in lui la solidità della coscienza borghese, che era stata, come dire, tutt'uno con la fede, tra l'altro, religiosa e protestante, dei suoi avi e dei suoi predecessori. Quindi è un conflitto che si affaccia, ma ovviamente non riesce a manifestarsi del tutto. Soprattutto è vissuto come un problema di famiglia, cioè non c'è nessuno all'interno, cioè non c'è nessuno al di fuori, diciamo così, della famiglia dei Bundenbrock con i quali loro solidarizzino o che vedano nella loro stessa situazione. Anzi, l'esterno è sempre pieno di nemici, ci sono gli Hagenstrom, che sono quest'altra famiglia di commercianti, che sono i loro rivali e con i quali ci sono sempre motivi di ripicca e di rivalsa, no? Quindi quello che noi conosciamo, noi come creature del Novecento, no? Come conflitto in cui in genere, no, ci si unisce a dei propri simili per una lotta comune, è del tutto assente nei Bundenbrock. Il conflitto è ancora vissuto appunto come una questione di carattere, natura, inclinazione. Cioè di Anno, appunto l'ultimo rampollo, figlio di Thomas e Gerda, si dice che è un bambino troppo sensibile, quindi di nuovo si dà una spiegazione che è in termini di carattere, non perché effettivamente forse un ciclo sociale, un ciclo economico anche, si è esaurito con quella famiglia. Quindi per me era molto interessante vedere come, pur in un romanzo che cerca davvero di tracciare i cambiamenti epocali che sono avvenuti con la prima rivoluzione industriale, poi la seconda rivoluzione industriale, che vengono entrambe abbracciate, no, nell'arco di questo romanzo, permanga ancora non una forma di immobilità, ma quasi, cioè l'unico vero cambiamento concepibile è la caduta, cioè il declino di una famiglia. Nei Malavoglia abbiamo anche lì, di nuovo, l'impossibilità a cambiare veramente le cose. Lo sapete, la storia di questa famiglia di pescatori che vivono ad Acitrezza, attaccati al loro paese, no? Come le ostriche, famoso, come le cozze, no? Famosa similitudine che Verga usa non solo nei Malavoglia ma anche in altre novelle. E anche lì c'è un contesto che cambia, perché gli anni in cui Verga ambiente Malavoglia sono gli anni dell'Unità d'Italia, quindi dell'arrivo dei sono appena arrivati i garibaldini in Sicilia, hanno riunificato, no, il regno delle due Sicilie, che poi comprendeva anche le Calabrie, che non era una sola, ma erano le Calabrie per l'appunto, al resto dell'Italia. Tutto questo, che in teoria dovrebbe essere vissuto come un passaggio positivo, un passaggio verso la modernità, un passaggio verso un paese più progredito, in realtà, e lo sappiamo non solo dai Malavoglia, ma anche da altri importantissimi romanzi come Viceré, che è del 1894, quindi di poco successivo ai Malavoglia, per non parlare del Gattopardo, che è di molto successivo, ma che di fatto riesamina episodi avvenuti nello stesso periodo di tempo. Ebbene, tutti questi romanzi in realtà mettono in scena una mentalità profondamente antirisorgimentale, cioè per loro il risorgimento, se si tratta appunto di ritrovarsi uniti all'Italia, al resto dell'Italia, chiamiamola così, e all'Italia per la prima volta unita, non è un cambiamento in positivo. Nei Malavoglia, tutte le volte che ci sono, come dire, avvistamenti, peraltro anche insomma abbastanza sparuti, di modernità, come i battelli a vapore, come i fili dell'elettricità, come il treno, non sono visti come elementi
di progresso, ma sono visti come elementi che portano lontano da un, come dire, uno status quo, da, o forse da una condizione originaria, rurale, che veniva ritenuta migliore. E questo è abbastanza interessante perché i Malavoglia, nel momento in cui c'è questa famiglia appunto che è, come dire, capitanata da questo patriarca che è padron Ntoni, che è molto anziano e che ha un figlio, Bastianazzo, sposato con la Longa, Maruzza detta la Longa, e hanno tutta una serie di figli, cercherebbero, no, una maniera per affrancarsi o comunque per fare un po' più di fortuna. Sono una famiglia di pescatori, hanno una casa di proprietà, hanno una barca, la casa del Nespolo e la Provvidenza, che più o meno sono sempre là, da Citrezza ci sono tornata di recente, la casa col Nespolo più o meno esiste ancora, un paesino molto molto piccolo e anche molto bello, con questi faraglioni davanti a una piccola baia. E però nel momento in cui cercano, no, di cambiare, vengono puniti, cioè le cose gli vanno molto molto male, no? Da prima c'è questa impresa dei lupini, no, di questo carico di lupini che padron Ntoni prende facendo un grosso indebitandosi con l'usuraio del paese, questo terribile zio crocifisso, che io immagino sempre come una specie di caricatura, no, di lupo Ezechiele, perché le descrizioni che ci vengono date sono terrificanti, ma avidissimo, anche molto, molto disonesto, insieme a suo compare Piedipapera, che è un sensale, insomma un altro di questi che specula più o meno sulle disgrazie altrui. E, la spedizione dei lupini però va male, la barca affonda, muore Bastianazzo, muore anche il garzone che lo aiutava, e a quel punto iniziano tutte le disgrazie della famiglia. Il più giovane, Ntoni, viene arruolato nell'esercito appunto del nuovo regno d'Italia e quindi si allontana da casa. Le figlie che rimangono in casa sarebbero da maritare, ma non ci sono i denari per maritarle, quindi insomma sono difficili da collocare. E poi via via ci saranno tutta una serie di vicende che porteranno alla vendita della casa del Nespolo, perché sono indebitati e quindi non hanno di che saldare i loro debiti, per cui dovranno venderla. E alla morte anche di alcuni di loro, perché oltre a Bastianazzo muore la madre, la Longa, e muore anche uno dei figli, Luca, nella battaglia di Lissa. In tutto questo, Ntoni, quando ritorna, no, insomma, da leva obbligatoria, vorrebbe cambiare. Cioè, forse lui insieme al nonno sono le due personalità che battibeccano di più, quindi c'è conflitto fra di loro, e soprattutto Ntoni giovane, non va bene il loro sistema di vita, cioè quel non aspettarsi mai niente di nuovo, e quel ripetere una vita che al massimo, no, li farà accumulare debiti e risolvere i debiti, ma nulla di più. Vi voglio leggere una pagina, no, perché è un dialogo fra appunto Ntoni e il nonno. C'è Ntoni che appunto si rivolge al nonno e dice: mia madre, era meglio che non mi avesse partorito, mia madre. Sì, accennava padron Ntoni, sì, meglio che non t'avesse partorito, se oggi dovevi parlarle in tal modo. Ntoni per un po' non seppe che dire. Ebbene, esclamò poi, lo faccio per lei, lo faccio per voi e per tutti, voglio farla ricca, mia madre, ecco cosa voglio. Adesso ci arrabattiamo con la casa e con la dote di Mena, ma poi crescerà Lia, e un po' che le annate andranno scarse, staremo sempre nella miseria. Non voglio più farla questa vita, voglio cambiare stato, io e tutti voi. Voglio che siamo ricchi, la mamma, voi, Mena, Alessi e tutti. Padron Ntoni spalancò tanto d'occhi e andava ruminando quelle parole come per poterle mandar giù. Ricchi, diceva, ricchi. E che faremo quando saremo ricchi?
Tony si grattò il capo e si mise a cercare anche lui cosa avrebbero fatto. Beh, faremo quello che fanno gli altri. Non faremo nulla. Nulla faremo. Andremo a stare in città, a non far nulla e a mangiare pasta e carne tutti i giorni. Va, va a starci tu in città. Io per me voglio morire dove sono nato. E pensando alla casa dove era nato, che non era più sua, perché vi ho detto avevano venduto la casa del Nespolo, si lasciò cadere la testa sul petto. Tu sei un ragazzo e non lo sai, non lo sai. Vedrai cos'è quando non potrai più dormire nel tuo letto e il sole non entrerà più dalla finestra. Lo vedrai, te lo dico io che sono vecchio. Il poveraccio tossiva che pareva soffocasse col dorso curvo e dimenava tristemente il capo. Ad ogni uccello suo nido è bello. Vedi quelle passere, le vedi? Hanno fatto il nido sopra colà e torneranno a farcelo. E non vogliono andarsene. Io non sono una passera e non sono una bestia come loro, rispondeva Antoni. Io non voglio vivere come un cane alla catena, come l'asino di compare Alfio, come un mulo da bindolo, sempre a girare la ruota. Io non voglio morire di fame in un cantuccio o finire in bocca ai pescecani. Ecco, questa che è la rivolta, no? Qui davvero c'è un conflitto fra le generazioni, perché Antoni si ribella, dice non voglio più vivere così, cioè di stenti, no? Che a malapena riusciamo ad avere di che sfamarci, poi bisogna mettere via i soldi per maritare le sorelle, e poi una volta maritate però siamo da capo, e poi se un'annata va male perdiamo la barca, perdiamo la casa di nuovo, no? Questo vivere sempre sulle... E però in realtà lui non è in grado di trovare i mezzi. Tant'è che poi nel corso del romanzo si darà il contrabbando e farà una brutta fine anche lui, insomma, poi passerà 5 anni in prigione perché verrà alle mani con un brigadiere che sapeva benissimo che lui si dava il contrabbando, insomma, viveva di illecito. Quindi in realtà anche in questo romanzo, rispetto a una situazione che le generazioni più giovani, rappresentate qui da Antoni, non vogliono accettare, o non si sentono, cioè vorrebbero cambiare, in realtà non sono proposti dei mezzi, non c'è una visione alternativa. Anzi, Verga proprio non ce l'ha, e l'autore stesso non avercela, tant'è che alla fine il romanzo da una parte un po' concilia un ritorno appunto ad una situazione precedente, perché uno dei fratelli di Antoni, Lessi, si sposa con la ragazzina che era stata abbandonata dai genitori, era rimasta orfana, Annunziata, e i suoi numerosi fratelli, e ritornano nella casa, la casa del Nespolo. Dall'altra lui se ne va e quindi di fatto non è riuscito a cambiare né la propria sorte né la sorte della. Quindi io trovavo davvero interessante il fatto che questi due romanzi, che sono un po' siglano, no, il passaggio dall'Ottocento al Novecento, ci descrivano come appunto come un'epoca finisce, no? Finisce per ragioni politiche in entrambi i paesi, sia la Germania, che non si chiamava così all'epoca, insomma, e l'Italia cambiano in maniera radicale il loro assetto politico, ma anche cambiano molto le condizioni economiche. E c'è questo, per esempio, in Malavoglia c'è il miraggio della città, ma appunto rimane un miraggio, perché chi va in città come Antoni non fa fortuna, o come la Lia, probabilmente la sorella minore, che probabilmente fa una bruttissima fine, non viene detto, ma si lascia intuire. E questo perché la spiegazione che io mi sono data è perché in realtà il conflitto, come vi dicevo all'inizio, rimane interno alla famiglia, cioè non c'è una solidarietà fra pari o fra uguali. Se voi ci pensate, le lotte che poi effettivamente riescono ad avere ad incidere anche, no, sulla realtà e a portare dei cambiamenti veri, sono lotte che prescindono dalla famiglia, cioè che vanno oltre la famiglia e cominciano a verificarsi nel momento in cui
grandi masse di lavoratori si ritrovano in una condizione affine, quindi non è più la singola famiglia dei pescatori, poverissima o molto povera, insomma, cioè avevano appena di che sfamarsi, o la grande famiglia ricchissima, no, dei commercianti anseatici, ma comunque sempre chiuse dentro il guscio, no, di questa, della trasmissione, no, della ditta in un caso e della roba, della poca roba nell'altro, no? Il cambiamento vero avviene quando lo scontro fra generazioni esce dalla famiglia, no, e diventa classe. Cioè, quindi io, appartenente ad una famiglia di un certo ceto, mi riconosco non tanto nei miei familiari o estendo il conflitto non tanto solo ai miei familiari, ma ai prossimi della mia classe sociale, no? È lì che appunto avviene un cambiamento significativo ed è lì che appunto nasce un nuovo tipo di romanzo, nasce e può nascere un racconto diverso, no? Questo avviene sicuramente nei primi anni del Novecento, no? Quando il socialismo, fino al trentennio, diciamo così, un po' prima, le cose si fermano un po' prima in Germania e in Italia, sicuramente, quando il socialismo era diffusissimo, era diffuso tanto fra i borghesi quanto fra gli operai. A me sorprende sempre molto di vedere come anche fra persone che avevano un'istruzione minima, cioè avevano fatto la quinta elementare, come il sindaco di Cavriago, no, ci fosse la lettura dei testi del socialismo e poi più avanti del comunismo, e quindi anche l'adesione a queste che, viste dalla prospettiva così piccola, no, della provincia, no, di una città di super provincia come era Reggio Emilia, però fossero in grado, no, di alimentare un'idealità molto alta e che era capace di trasformare appunto la realtà, è stata capace di trasformare la realtà, no? Nonostante l'enorme passo indietro che poi appunto il ventennio fascista ha fatto fare a tutto questo, però il movimento socialista nasce come trasversale e aggregante, no, appunto classi sociali come i borghesi, piccolo borghesi, gli operai, perfino anche certe frange di contadini, perché le prime associazioni cooperative, comunque le prime forme di aggregazione anche dei contadini sempre più resti, risalgono proprio a quegli anni. È allora lì che abbiamo un conflitto che diventa diverso, no? Cioè che esce dal chiuso della famiglia, e la famiglia non viene più vagheggiata, perché sia nei Bundebrock che nei Malavoglia, che appunto l'avete visto, ma non c'è bisogno di dirlo, sono diversissimi fra di loro, però ci sono tanti elementi in comune, no? Il matrimonio delle figlie, che è l'unico modo, no, per mandare avanti la parte femminile della famiglia. La trasmissione degli averi, che è così appunto sempre messa a rischio, perché poi in realtà in entrambi i casi viene persa la casa, anche i Bundebrock perdono questa meravigliosa casa sulla Menkstrasse, no, di cui si parla tanto durante tutto il romanzo, a un certo punto anche quella deve essere venduta, come deve essere venduta la casa del Nespolo. Tutti questi elementi sono elementi fortemente conservatori, no, e rispetto ai quali entrambi gli autori, in maniera diversa, comunque hanno una forma di nostalgia, hanno una forma di attaccamento, cioè quel mondo, no, quel mondo è ancora rappresentato come un mondo positivo, no. Nei romanzi che avremo dopo, no, nel corso del Novecento, questo paesaggio non ci sarà più, cioè ci sarà una piena coscienza che se si vogliono cambiare le cose, bisogna rescindere quei legami, insomma, e il conflitto diventerà una cosa molto diversa. Alessandra, tu hai messo in evidenza un punto che era rimasto ancora inesplorato nei nostri incontri, cioè il conflitto generazionale, il passaggio di generazioni legato alla questione dei beni materiali, che se ci pensate è una cosa importante, no? Questa dimensione, l'attaccamento alle cose, ai beni, all'eredità, alla... Sì, sia i Malavoglia che i Bundebrock iniziano con degli elenchi di cose, cioè beni materiali, cioè, l'avete visto, Thomas Mann ci descrive persino di che tipo è la seta dei salotti e va avanti così per tutto
questo romanzo, cioè si potrebbe fare come dire, una stima dei beni dei Bunde, però come la si fa dei Malavoglia? Quante ciotole hanno, quanti fazzoletti hanno, quante lenzuola hanno? Ed è interessante quello che dicevi, cioè appunto bello quello stralcio che ci hai letto, no? E il giovane dice al nonno, io questa mamma voglio farla diventare ricca. E il nonno che gli dice, ma tu che ne sai, sei un ragazzo, non lo sai, non lo sai. Ecco, questa mamma voglio farla diventare ricca. Quindi c'è insomma un desiderio di ricchezza, di diventare ricchi, di benessere, no? Nelle giovani generazioni. Con un salto mortale triplo vado a Violazione. Mm. È il tuo primo romanzo, nel 2012, come abbiamo detto, premiato con il premio Volponi. E anche qui insomma i beni materiali entrano in gioco, l'avidità, il desiderio di possesso, di avere sempre di più. Brevemente poi ti lascio la parola, anche qui c'è una famiglia, una coppia, c'è questa famiglia Draghi, Primo si chiama lui, un imprenditore anche poco scrupoloso, vero? Senza scrupoli. Uno speculatore, un criminale. Che decide che ci si può arricchire sfruttando all'inverosimile l'ambiente, no? La natura. E anche qui in questo romanzo ci sono famiglie, ci sono genitori, ci sono figli. Interessante la figura di questo, del figlio della badante, non è una badante, è una governante moldava. Questo giovane ragazzo che suo malgrado insomma deve sottostare ai desideri di appunto onnipotenza di questo datore di lavoro, no? Gli vengono, deve tacere dei suoi misfatti, eccetera. Però un giovane ragazzo che è una figura bella perché ha una coscienza ecologica molto forte, una coscienza ambientale. Lui vorrebbe far qualcosa contro appunto le angherie che il primo Draghi commette nei confronti dell'ambiente. E da lui, diciamo, è lui che si ribella, è la giovane generazione che dice basta, perché tanta ricchezza, per parafrasare, no? Quando è che ci fermeremo? Quando ci fermeremo, quando la smetteremo di sfruttare tutto per arricchirci, no? Poi sarà una fine, magari lascio a te la parola, però insomma questo scontro generazionale che avviene intorno al, capovolgendo le posizioni, intorno al desiderio di possesso, di avere sempre di più anche a scapito di ciò che ci circonda, no? Del mondo che ci ospita tutto sommato. Se vuoi dire qualcosa su... Solo una piccola cosa. In Violazione io di nuovo ho messo in scena la tipica famiglia italiana, no? Due famiglie italiane, che entrambe convinte, no? Che nel loro orto privato possono fare quello che vogliono. No? Cioè una perché sostanzialmente una famiglia che sarebbe di buoni principi, insomma... In realtà, quando sono davanti alla possibilità di acquistare una casa sulla quale sanno, o un territorio su cui è stato compiuto un abuso, dicono, ma insomma, in fondo lo fanno tutti, facciamo anche noi, no? E l'altra, che invece è dichiaratamente una famiglia di speculatori. Allora, quest'idea, no, che appunto nel proprio orto si possa fare quello che si vuole, è esattamente quello che poi ci porta di fatto ad avere quest'idea che tutto sia violabile, no? E che quindi quando parliamo di speculazione edilizia o comunque di disastro ambientale, no? Non c'è bisogno di pensare alle grandi opere che pure insomma hanno un impatto notevole, ma basterebbe guardare appunto quello che si fa in casa propria, no? Quando scrivevo questo romanzo, ormai una quindicina d'anni fa, mi ero andata a guardare i dati, no? Che sono dati devastanti, che però con i quali noi conviviamo allegramente. Cioè in Italia ci sono 14 milioni di case abusive. Quindi, cioè, se le distribuiamo per la popolazione otteniamo una bella cifra. Saranno tutte persone super disoneste e criminali quelle che le hanno fatte? Non lo so, forse no. Però le hanno fatte e ci sono state delle amministrazioni compiacenti che le hanno lasciate fare. Quindi anche qui, di nuovo, no? Che cosa è lecito fare e quanto è lecito, fino a che punto è lecito spingersi? Sicuramente per
come dire, l'eroe negativo di quel romanzo, è lecito fare quasi tutto, tanto che arriva appunto anche ad uccidere per farlo. Per i ragazzini che ci sono all'interno di tutto questo romanzo, viceversa, no. Io volevo proprio mettere in campo una generazione di giovani persone, quindi di giovani, no? Che davanti al, come dire, alla violazione che viene perpetrata a più livelli, non solo non è d'accordo, ma comunque ha una reazione di ribellione, cioè non lo accetta. È la realtà, è una speranza, non lo so. Poi negli anni devo dire che il movimento dei giovani che protestano per la crisi climatica un po' forse mi ha dato ragione, non lo so, sono stati giovani comunque a protestare, non certo le persone della nostra generazione. E torneremo su questo argomento che gente alla fine, tempo vola. Prima però voglio ritornare su un livello più intimistico della tua narrativa, sul modo più intimo in cui hai affrontato il tema generazioni, il dono di Antonia. Ecco, il dono di Antonia, romanzo del 2020, tratta del tema della maternità. Rapporto madre-figlia. C'è Antonia e c'è la sua figlia adolescente. La sua figlia adolescente con tutti i problemi di alimentazione che si tira dietro. Problemi di alimentazione nei quali probabilmente riversa il suo desiderio di distacco, di allontanarsi dalla madre. Quindi è già un rapporto conflittuale, come vedete. Si allontana dalla madre come si allontana dal cibo. Però poi le cose si complicano, come sempre succede nella tua scrittura, perché la figlia non è una, ma forse sono due questi figli. Ci vuoi accennare veramente una pillola, giusto per non lasciare nel silenzio questo romanzo anch'esso splendido? Sì, è una storia complicata, perché la protagonista del dono di Antonia è madre di una figlia, di cui appunto vi è appena stato accennato, e però poi nella sua giovinezza aveva fatto la donazione di un ovulo, da cui è nato un altro figlio, che però non è lo è in senso biologico, ma non l'ha cresciuto lei, quindi non lo considera un figlio, l'ha cresciuto una sua amica a cui lei aveva fatto una donazione di ovuli, da cui poi era nato questo bambino. E poi da adulto va a ricercarla. Anche lì è vero che c'era il tema del confronto fra generazioni, perché a un certo punto, intanto se ne parla anche in questi giorni. Ieri c'è stata una sentenza del Tribunale di Milano, no, sulle coppie omogenitoriali e tutto quell'universo lì, insomma. Al di là del fatto che a ricorrere alla procreazione assistita sono per l'89% coppie eterosessuali e non omosessuali, cosa che viene taciuta a fini propagandistici, ma è la realtà. La cosa di cui mi sono resa conto è che a un certo punto ci sono, adesso cominciano a essere adulte, no? Generazioni di bambini nati così, rispetto ai quali mi sono sempre domandata: ma che storia gli viene raccontata a questi bambini? No? Perché bambini adottati in genere si dice: guarda, ti abbiamo adottato, insomma, più o meno. E questo può suscitare o meno la voglia di ricostruire le proprie radici. Ai bambini invece nati con la procreazione assistita ho scoperto, intervistando diverse direttori di cliniche in cui questo avviene, che per lo più viene taciuta questa cosa, come se ci fosse un tabù, no? su questo fatto. E mi sono sempre domandata perché, no? Perché in realtà, appunto, evidentemente si vanno a toccare delle cose che nella nostra cultura non sono state ancora affrontate, così come è molto difficile da affrontare in termini concettuali e richiede, credo, tanta mediazione di pratiche culturali, di discorsi, di racconto, l'idea che si possa nascere appunto qualcuno che poi non sarà il nostro genitore, come avviene più o meno in tutti i casi della procreazione assistita. E però appunto mi sembra che anche questo abbia bisogno di racconto, cioè il fatto che queste cose non vengano raccontate e che però ci sia una realtà di persone
è nata, è vissuta, è cresciuta. In questo modo mi sembrava che appunto fosse uno di quei luoghi ancora non illuminati in cui la letteratura può andare e trovare materia per racconti. Veniamo, il tempo vola, purtroppo noi ti vorremmo sequestrare e tenere qui perché ce ne sarebbe tanto, per esempio l'amore normale, anche qui il tema delle generazioni è centrale, per chi non l'ha letto è un consiglio di lettura davvero importante. Veniamo al romanzo in uscita, Il ritorno è lontano. Ecco qui ancora più forte è quel grido di aiuto della nostra terra che tu affidi proprio alle voci delle nuove generazioni. In questo romanzo abbiamo una famiglia, abbiamo Paolo, abbiamo Sara e poi abbiamo la loro figlia Nina. E Nina è quella che scuote veramente le cose, non solo all'interno della famiglia, ma anche all'interno, diciamo, della società, del contesto sociale, del tessuto nel quale lei vive. È una ragazza che è andata via di casa, vive l'università e ha una coscienza ecologica, ha veramente paura che il nostro pianeta sia alla fine e si batte per questo, fa delle manifestazioni, crea delle associazioni in università, vive per questo, per proteggere il mondo che la ospita. Che ricordiamocelo che noi siamo ospiti, quindi questo è quello che fa Nina, quindi una giovane generazione che in questo caso veramente esplode, fa da detonatore di tante crisi familiari e sociali. Io però un passo breve lo vorrei leggere fra i tanti che meriterebbero veramente di questo romanzo, ma insomma l'acquolina in bocca perché sta per uscire. E naturalmente il conflitto c'è fra Nina, che è una ecologista ad oltranza, e i genitori che dicono vabbè, ma dai, non esagerare, è solo un albero, cose così. In uno dei tanti scontri col padre, Paolo, lui le dice, ma non ti sembra di aver esagerato? E lei dice, non capisci proprio niente. Anche tu sei come tutti gli altri, lo aveva liquidato Nina, chiudendogli in faccia la porta della sua stanza per poi inscenare un assurdo mutismo. Lui riflette, in che cosa si stava trasformando la sua adolescente sognatrice solitaria? In un estremista? Una di quelle ragazze invasate che dichiarano di amare gatti, cani, alberi e api, ma poi non sono capaci di riconoscere i sentimenti di un proprio simile? E c'era proprio bisogno di lasciarsi crescere peli ovunque, sulle gambe, sotto le ascelle, di mettersi addosso vestiti usati e stinti, che di certo non le donavano? Paolo aveva sperato che queste ostentazioni di differenza, queste provocazioni continue, non fossero altro che il corredo fisiologico della crescita, per assestare la distanza fra di loro, come avviene di solito fra genitori e figli. Poi aveva dovuto accorgersi che c'era qualcosa di più della ribellione adolescenziale, e la ragione per cui aveva smesso di contraddirla era che aveva scorto in lei non solo il rifiuto per il mondo così com'era, ma la disperazione di chi pensa che non ci sarà modo di averne uno migliore. Ecco, uno dei personaggi veramente più complessi del romanzo è proprio Nina, con tutta la sua disperazione. Possiamo affidare invece la speranza a queste nuove generazioni contro appunto la nostra indolenza, l'usare gli elettrodomestici, consumare tanta plastica con tanta indifferenza, facilità? Non lo so, bisognerebbe avere la sfera magica per poterlo dire. Di certo io noto un estremismo, molti di questi giovani che appunto prendono parte all'attivismo ecologista che da tanto tempo non si vedeva e che credo scaturisca da una percezione loro abbastanza giustificata di non avere più, di non avere molto margine di manovra, insomma, che da ingordi noi ci siamo pappati il pianeta lasciando veramente le briciole. Credo nel migliore dei casi che l'umanità, quella che sopravviverà, dovrà molto adattarsi. Ecco,
perché tornare indietro rispetto a certi processi proprio fisici e chimici non credo sia più possibile, o almeno così ci dicono gli scienziati. Poi appunto noi sappiamo anche relativamente poco del nostro pianeta, quindi è capace di stupirci. Certo è che le risorse, questo credo che l'abbiamo capito, non sono illimitate, e quindi a un certo punto bisognerà davvero cambiare sistema di vita. Non solo, questa disperazione io credo che nasca anche da una condizione in cui le giovani generazioni si trovano, che è di estrema competizione. Quando io sono nata eravamo 3 miliardi e mezzo sul pianeta e si sentiva che eravamo meno. Cioè, se voi adesso andate in giro c'è gente ovunque, a tutte le ore, sempre, siamo 8 miliardi, si sente che siamo 8 miliardi. E fa una grande differenza, no? Il tipo di competizione che abbiamo affrontato noi è molto diversa rispetto a quella che affrontano i giovani oggi. E questo sicuramente li rende, come dire, disillusi. Sicuramente, cioè, il tipo di speranza che possono coltivare loro è molto diverso dal romanticismo e dall'idealismo che possiamo avere coltivato noi, e anche dal, ci metto proprio, il velleitarismo utopico che è stato sia di tipo politico che di tipo appunto considerare, come dire, le risorse illimitate e infinite. Entrambe queste utopie si sono rivelate appunto delle utopie, ma anche proprio delle cattive utopie. Che cosa le possa sostituire? Ecco, questa è la grande domanda, nel senso che l'umanità si sa che va avanti proprio pensandosi più grande di quanto non è, no, quindi concependo sogni che sono sempre più grandi. Però a questo punto bisognerà trovare un equilibrio fra il sogno e, come dire, e il principio di realtà. Il principio di realtà adesso è molto tragico, cioè lo vediamo anche, come dire, pur essendo ancora largamente immersi in una bella coltre di benessere. Però questo benessere sappiamo benissimo che non solo è minacciato, ma anche, come dire, costeggia in una maniera che non è certo pulita la povertà di milioni e milioni di persone che sono fra noi, che sono arrivate. Forse un tempo potevamo anche dire no, non ci sono, sono lontane, adesso sono fra noi. Sì, proprio questo affidare alla voce di una adolescente, Nina, speranze, il grido d'aiuto, penso che sia veramente una delle note fra le tante più importanti, più necessarie e più belle di questo romanzo che ci doni. Tra l'altro poi anche qui la situazione si complica, perché siamo appunto in una coppia di genitori, poi c'è Nina, però poi succede qualche altra cosa. Arriva un certo Pietro, un'ulteriore generazione. Pietro che è, dice Nina, un bel mucchio di guai. Già. Però non vi diciamo nulla su Pietro, ve lo lasciamo scoprire. Il cerchio si chiude idealmente con questo tuo romanzo, Il ritorno è lontano, che tra l'altro riprende una frase tratta appunto dalla canzone per un'amica di Franco Fortini, il titolo è tratto da un verso di Fortini. Il cerchio si chiude perché, ricordate, siamo partiti da lontano con McCarthy, con la strada, con un rapporto fra padre e figlio. Il figlio è la luce e la speranza che in qualche modo cerca di porre rimedio alle colpe dei padri, i padri che hanno distrutto tutto. Vi ricordate, siamo in uno scenario apocalittico, i padri che hanno distrutto il pianeta. E anche qui abbiamo una figlia nel tuo nuovo romanzo, una figlia che cerca di rimediare in qualche modo alle colpe dei padri. Una figlia che si fa regalare per Natale un abete da sua nonna e poi decide di piantarlo in giardino. C'è una pagina bellissima dedicata all'abete di Nina. E lei cresce con l'abete, insieme all'abete, si misura la sua crescita proprio fisica insieme al suo abete. Peccato che poi questo abete diventi molto grande, ecco l'indolenza e l'incuria dei grandi. Peccato che arrivi la vicina di casa, un'anziana donna con le cesoie, e decida di tagliarlo perché insomma le dà fastidio, ingombra la sua proprietà, questo siamo, no? E pensando proprio a quell'abete mi è venuta in mente una,
una poesia di Primo Levi che si intitola Cuore di legno, che dice così: il mio vicino di casa è robusto, è un ippocastano di corso Re Umberto, ha la mia età ma non la dimostra, alberga passeri e merli e non ha vergogna in aprile di spingere gemme e foglie, fiori fragili a maggio, a settembre ricci dalle spine innocue, con dentro lucide castagne tanniche. È un impostore ma ingenuo. Vuole farsi credere emulo del suo bravo fratello di montagna, signore di frutti dolci e di funghi preziosi. Non vive bene, come l'abete di Nina. Gli calpestano le radici, i tram numero 8 e 19, ogni 5 minuti. Ne rimane intronato e cresce storto, come se volesse andarsene. Anno per anno succhia lenti veleni dal sottosuolo saturo di metano. È abbeverato d'urina di cani. Le rughe del suo sughero sono intasate dalla polvere settica dei viali. Sotto la scorza pendono crisalidi, morte, che non saranno mai farfalle. Eppure, nel suo tardo cuore di legno, sente e gode il tornare delle stagioni. Ecco, straordinario Primo Levi. È straordinario, permettetemi, anche questo romanzo di Alessandra Sarti, che io invito tutti e tutte a leggere, anche perché è veramente... Esce il 28 febbraio, ancora in libreria. Ah, ma noi siamo impazienti! Quindi veramente chiude idealmente questo nostro cerchio. Siamo partiti dalle generazioni, il rapporto fra scrittori di epoche diverse, generazioni di figli, e quindi generazioni diverse di umani, per allargare oggi lo sguardo, ed era necessario, alle generazioni che non siamo noi, perché non ci siamo solo noi, alle generazioni di piante, di alberi, di tutto ciò che è fuori da noi ma esiste e ha altrettanta dignità di esistere. Quindi questa apertura che grazie al romanzo di Alessandra è stata possibile, vuole essere anche, come dire, un viatico, un auspicio per la vita da qui a venire. Cioè le generazioni non siamo solo noi, ma è la vita vivente che ci circonda. Alessandra, lascio a te la chiusura. Ma sì, solo due parole. Sì, in questo romanzo, nel Ritorno lontano, io parlo tanto di alberi, perché gli alberi hanno reso possibile la vita sulla Terra. Se non ci fossero stati gli alberi, non ci sarebbe stata neanche la vita animale. E gli alberi sono stati, cioè tutto il verde, ecco, chiamiamolo così, è stato tanto a lungo da solo, cioè senza animali, senza noi, e stava benissimo, cioè proprio molto bene. Quindi la comparsa della vita organica, intesa come quella animale, è molto tarda. E chi studia queste cose ci dice che, in fondo, se noi scomparissimo, le piante starebbero benissimo e continuerebbero a popolare il pianeta come hanno sempre fatto. Questo ci deve insegnare almeno una cosa, che quella gerarchia, no, in cima alla quale l'umanità con molta presunzione si è messa, in realtà non è così, cioè esistono organizzazioni e forme di, come dire, di struttura, perché guardate che il mondo vegetale ha una sua struttura estremamente complessa ed estremamente funzionale, che ci precedono e che probabilmente ci sopravviveranno, perché noi non sappiamo, cioè di questo passo chi si estingue siamo noi, ecco, intendiamoci, ci sono molti animali in via di estinzione, ma noi siamo fra quelli. Le piante no, cioè le piante continueranno ad avere una loro vita, per fortuna, perché sono, tra l'altro, questa cosa era una, come dire, c'è una sapienza antica riguardo a questo. Se voi pensate nella Bibbia, diluvio universale, no? Noè cosa fa per capire se, quando sono tutti sull'arca, no, con gli animali, eccetera, eccetera, e vedono un pezzettino di terra, cosa fa per capire, no, che è una terra abitabile? Manda una colomba e la colomba torna con un ramoscello d'olivo. Quindi sono le piante quelle che ci salvano. E questo, insomma, gli antichi ce l'avevano presente, tanto che le piante erano sacre nel mondo greco-romano, quindi
hanno continuato ad esserlo molto a lungo nel mondo nordico, che ha mantenuto un rapporto col bosco un po' più sano rispetto a noi, che invece con la selva a un certo punto abbiamo cominciato ad avere dei problemi. Però questo per dire che adesso si sta facendo largo, no? Un tipo di coscienza, come dire, dell'esistente sul pianeta, in cui noi non siamo più in cima e al centro. No, noi siamo una specie estremamente pericolosa per la nostra stessa sopravvivenza. Quindi in qualche maniera dovremmo darci quella che a Reggio si dice una bella calmata, perché altrimenti non ne veniamo fuori, insomma. E, nel romanzo, sì, la figura di Nina ha queste istanze, però forse non ha la soluzione, ma perché io non credo che esista un'unica soluzione. Cioè, ho voluto lasciare volontariamente un po' misteriosa, no? E aperta la soluzione di questo romanzo, perché se c'è una cosa che nella realtà, così come nella letteratura, è abbastanza inspiegabile, non è il male, eppure costituisce il motore di tantissima letteratura, ma è il bene. Cioè, se c'è una cosa misteriosa in questo mondo, è il bene al pari della bellezza. E sono le due cose intorno alle quali poi la letteratura ruota, no? Anche se appunto la fascinazione per il male è molto presente. Però ciò che veramente costituisce il mistero, ciò che non riusciamo davvero a spiegarci, è come in tutto lo sfacelo che noi esseri umani riusciamo a fare, ed è tanto, e ciascuno di voi lo sa, però esiste il bene ed esiste anche la bellezza. Grazie. Abbiamo qualche minuto per eventuali domande o curiosità? Se c'è qualche sollecitazione dalla sala. Intimorisce il posto. Siamo soddisfatte? Prego, prego, venga. No, che non la so. Va bene. Batterci per salvare questo però a volte io osservo contraddizioni tante, troppe. Da parte facile dobbiamo salvare tutto, però dall'altra c'è una risposta a cose e a problemi di vita che mi sembrano in contrasto con quello che vedere quando va. Credo sia molto vero quello che lei dice, ma poi è tanto difficile cambiare sistema, cioè nel senso che bisognerebbe proprio cambiare le condizioni materiali della nostra vita, della produzione dei nostri beni, quello che mangiamo, le fonti energetiche. Quindi io credo sia molto difficile e credo che si possa fare un lavoro più o meno sistematico, no? In cui si cambiano tante cose una alla volta, o forse tutte insieme, non so se sia possibile. Ma poi, oltre a quello che dice lei, io noto anche delle contraddizioni interne, non solo perché non fanno tutto quello che dicono, ma anche perché quello che dicono non è detto che sia la soluzione. Quindi anche il personaggio di Nina, che è portatrice di queste istanze, non è del tutto positivo. Cioè, io comunque ho voluto far vedere anche che anche lei, come tutti noi, ha delle parti, come dire, un po' ottuse, di non comprensione, ma perché secondo me gli esseri umani, anche animati dalle migliori intenzioni, e questa è la lezione più difficile da capire, forse è una roba che si capisce invecchiando, è che sbagliamo, comunque facciamo, sbagliamo, e accettare lo sbaglio è molto difficile. Far sì che lo sbaglio non diventi una catastrofe e che ci sono sbagli più gravi di altri, forse è il minimo, come dire, di buon senso che possiamo trarre. Bene, il tempo vola,
dobbiamo consentire ad Alessandra Sarchi di andare a prendere un treno. Io in chiusura permettetemi di ringraziare innanzitutto voi tutte e tutti per la pazienza, la costanza, la fedeltà che avete dimostrato a questo corso, l'attenzione e l'entusiasmo. E Susi Davoli per aver reso tutto questo possibile. Tutti i relatori e le relatrici, ancora una volta, come è successo nelle altre puntate, ne abbiamo alcuni qui, Franco, Francesca Lorandini, Franco Nasi, perché vi dicevo ci piace condividere le cose, non solo fare la lezioncina. E naturalmente un grazie enorme ad Alessandra Sarchi. Grazie a voi, grazie.